Lorizzo, buonasera. Allora, facciamo questo incontro via telefono, visto che non ci possiamo più incontrare fisicamente, diciamo, per questioni sanitarie. Candidato sindaco, diciamo, vediamo quando si dovrà votare in questa città, così come nel resto dei paesi siciliani coinvolti nelle elezioni amministrative. In questi giorni in cui c'è questa emergenza, come sta vedendo la questione sanitaria qui a Nicosia esattamente? Che cosa sta vedendo in questi giorni? Buonasera a tutti, intanto sì, è vero, è tutto sospeso, obiettivamente la vita è cambiata completamente, ma è cambiata anche la prospettiva di vita e sono cambiate anche le cose importanti che uno valuta appunto che siano importanti. Una di queste è la situazione sanitaria. Intanto devo dire che è contenuta, grazie prevalentemente al comportamento delle persone che a Nicosia sono molto sensibili in tutti i sensi. Sono sensibili nel rispetto delle regole, sono sensibili nel rispetto dell'altro e in questi giorni vediamo veramente un comportamento, io per le pochissime volte che esco, anche perché devo andare a lavorare 2 giorni alla settimana fuori, vedo poca gente, vedo gente ordinata, educata e gente che rispetta le regole e di questo la ringrazio. Ringrazio anche coloro i quali in questo momento proprio stanno facendo in modo che le cose possano andare bene. Ringrazio per quanto si può muovere e quanto si muove l'amministrazione, ringrazio le forze dell'ordine, però devo dire una cosa, ringrazio prevalentemente i medici, gli operatori sanitari, gli assistenti sociali, quelli che stanno nelle case di riposo, che praticamente ecco, gli anziani non possono essere visti neanche dai figli, dai familiari. Questo è un momento veramente terribile in cui tutto è cambiato, tutto è cambiato. La situazione sanitaria. Io ho come dire, solo una paura. Non è la paura che praticamente arrivi il contagio, possa esplodere. La paura dell'organizzazione. Infatti vorrei dare un suggerimento al sindaco, gliel'ho dato personalmente e intendo darlo pubblicamente, quello di verificare la bontà di queste disposizioni di servizio che riguardano i nostri medici che devono andare a Enna a fare le notti. Perché vedete, amico mio, è cambiata tutta la gestione un po' dell'organizzazione sanitaria, sia in provincia di Enna che nel nostro nosocomio. E mi rendo conto che in questo momento il sistema è sotto pressione. È talmente sotto pressione che capisco che praticamente c'è un'urgenza di avere i medici laddove servono. In questo momento servono a Enna. È vero, anche perché là ci sono medici bravissimi. E io sono vivo grazie ai medici dell'Umberto I, però allo stesso modo non possiamo scoprire l'ospedale di Nicosia. Per cui io suggerisco al sindaco di verificare quella che è questa disposizione di servizio che riguarda i medici che vanno a tornare nella città di Enna, se sono necessari. Ecco, io ritengo che non vengano fatte disposizioni di servizio se non sono necessarie, però ho il timore che il nostro ospedale si possa scoprire o che anche questa specie di trasferimento, eccetera, possa comportare appunto dei problemi che possono sorgere per il nostro personale sanitario che è esiguo, lo era prima e ritengo lo sarà anche subito dopo. Ecco, questo per quanto riguarda la situazione sanitaria. Andiamo su un argomento giornaliero che purtroppo è una cosa un po' paradossale, un audio diffuso da un consigliere comunale che praticamente ha messo oggi, ha fatto un po' incavolare una parte della popolazione, quella che riguarda appunto la distribuzione dei buoni alimentari. Che cosa ne pensa di questa situazione? Che ripeto, siamo quasi al paradosso, cioè arrivare addirittura a far diffondere un audio di questo tipo. Ecco, io quando ho parlato di sensibilità della gente, non ho ringraziato in quel momento, ma lo faccio adesso, non citerò i nomi, però vedete, quello che è emerso in questo momento storico è una cosa veramente magnifica, è la solidarietà della gente. La gente è stata solidale a tal punto che 6 magnifici ragazzi sono riusciti a organizzare e a realizzare un reparto ospedaliero. Non citerò i nomi perché rischio di dimenticarmene uno e poi. Ma di questi ragazzi, alcuni addirittura mi chiamano perché alcune volte hanno la sensazione
stare per gli stanno per finire le forze, e ho cercato di incoraggiarli, perché vedete, avere la fortuna di avere ragazzi come questi a Nicosia che hanno fatto un'operazione del genere, e tutti coloro i quali hanno potuto contribuire hanno contribuito, poi crea il paradosso nella società con altro tipo di speculazione. Allora, ognuno di noi, per quello che ha potuto fare, ha fatto, nei confronti di persone, nei confronti, ecco, accantonando genere alimentare, accantonando risorse economiche che in questo momento non sono facili per nessuno, e la gente ha risposto alla grande. Ecco, la paura che ho avuto qual è? Nel momento in cui invece sono arrivati i soldi dello Stato, ecco, nel momento in cui sono arrivati i soldi dello Stato, allora arriva la possibilità della fregatura. Ora, io non voglio neanche parlare del video, dell'audio che è stato diffuso. Se ne assume la responsabilità chi lo ha diffuso, e se lui se ne assume la responsabilità. In questo momento storico è stata una caduta di stile, è stata una cosa che non doveva essere fatta. Non voglio parlare di questo, io voglio dare un suggerimento al sindaco. Ecco, perché ho visto il suo messaggio tranquillizzatore, eccetera, eccetera, che ha diramato oggi. Io non ritengo che la soluzione adottata sia quella giusta. E abbiamo avuto la possibilità di verificare come fanno negli altri comuni. Io ho scritto in un commento su questa cosa che è avvenuta, su questo audio che è stato diffuso, che avrei voluto che si creassero delle linee guida, quindi un parametro di dei parametri di valutazione per quella che è la platea degli aventi diritto, perché la platea degli aventi diritto è cambiata, certo. Stato, esatto, dottore Leonardi, non è quella che è conosciuta ai servizi sociali, certo. È una nuova platea. Io vorrei suggerire al sindaco una cosa, un nucleo di polizia integrata. Che significa? Lui ha la possibilità di chiedere l'ausilio delle forze dell'ordine, uno per appartenenza, in modo da creare anche una minima commissione, perché oggi ho ricevuto più di 40 telefonate di gente che non è conosciuta ai servizi sociali e che, a mio modo di vedere, rientra nella platea degli aventi diritto a questo sussidio temporaneo. Molti non faranno la richiesta, non perché si vergognano, ma per quello che è successo, perché dice: ma scusate, io perché mi deve valutare o sindaco o dirigente dei servizi sociali? Io ho una situazione che ho chiuso il negozio, non ho il mio affitto, corre lo stesso, le mie utenze corrono lo stesso, i miei impegni finanziari corrono lo stesso, ho sospeso il mutuo per la casa. Allora va fatta chiarezza sugli aventi diritto, perché al di là del fatto che ci sono un mare di soldi, non devono essere sperperati, devono essere gestiti bene. Io pensavo una cosa, io pensavo che questo momento storico avesse insegnato a ognuno di noi che deve uscire fuori da noi il meglio che abbiamo, perché lei mi ha presentato poco fa come il futuro candidato a sindaco. Sì, molto probabilmente sì, se si vota, eccetera, ma in questo momento dobbiamo solo salvarci la vita e salvare la possibilità di stare in questo paese, perché l'epidemia passerà, non passeranno le azioni, quelle buone resteranno, oppure quelle buone passeranno, quelle cattive resteranno. Per cui io vorrei che in questo momento si avesse più attenzione per le cose, un pochetto di attenzione particolare, per cui strutturare delle linee guida che non siano veramente restrittive come in alcuni comuni, Isee, eccetera, eccetera, sono delle cose che in questo momento non possono essere neanche prodotte. Certo. Qualcuno parlava di mettere la situazione patrimoniale, ma quando uno ha terreni e case in questo momento ha solo dei e non mangia mattoni. Ecco, non mangia mattoni, per cui la mia non è una contrapposizione, non mi sono mai contraddistinto per la contrapposizione. Io ho dei suggerimenti da dare, sono un genitore, sono un padre di famiglia, opero fuori, vedo e sento, e c'è la gente che è veramente stremata e preoccupata. Ciò nonostante ringrazio tutte queste persone che sono ancora, come dire, ligi alle regole. Non c'è da uscire con i bambini, non si esce, non c'è da andare con il cane, non si va, però esigono trasparenza, e questo non si deve poter vietare.
Quali altre misure avrebbe preso oggi il sindaco Lizzo se fosse stato sindaco? Cioè, cos'altro avrebbe fatto, soprattutto dal punto di vista economico, perché la tragedia non è il virus, come ha ben detto, ma è il durante e soprattutto il dopo, che si presenterà qui in città. Quali misure economiche avrebbe preso? Io concordo con quanti dicono che è stato semplice bloccare tutto, ma sarà difficilissimo riattivarlo. Allora, intanto, da quando gliel'ho proposto, avrei immediatamente fatto slittare il pagamento dei tributi locali. Ecco, e avrei studiato con la finanziaria dello Stato la possibilità, intanto, di abbassare le aliquote della pressione fiscale. Perché, vedete, in questi giorni continuano ad arrivare le cartelle dell'Agenzia delle Entrate, eh? Certo, Sono sì. bloccate, continuano ad arrivare anche se sono differiti i termini, eccetera, eccetera. A noi è continuato ad arrivare, per esempio, anche se non c'entra nulla, la citazione per aver bloccato il treno a Santo Stefano di Camastra. Però torniamo al nostro problema. Nel momento in cui si ricomincerà a vivere e si vivrà in modo diverso, chiaramente, quando si ricomincerà a riaprire le sale cinesche dei negozi, per i negozi saranno problemi seri, per coloro i quali hanno avuto beni deperibili, per coloro i quali trovano sotto la sale cinesca le bollette pagate o la luce staccata. Per cui io immediatamente avrei non solo differito, ma abbassato le aliquote. Avrei fatto una ricognizione immediata del bilancio e avrei l'ha eliminata lo Stato, la TASI, era una tassa inutile, ma oggi praticamente è prevista all'interno della tassa unica sugli immobili, per cui le Certo. avrei differite immediatamente. Io so che è allo studio, so che è allo studio, è ovvio che non è arrivato nulla, però nel momento in cui si rinizierà, si deve riiniziare con una logica anche economica di rilancio e con gli strumenti che ci sono. Io ritengo una cosa, penso che si sia svegliata l'Europa stanotte con la Presidente della Commissione che ha chiesto persino scusa all'Italia. Si è svegliato dal sonno, dal torpore anche il governo nazionale, anche se ha fatto dei provvedimenti estemporanei che ecco, hanno riversato una marea di soldi sui comuni con questa discrezionalità allucinante che rischia che questi soldi vengano depauperati. Allora, quello che può fare il comune è il differimento delle tasse, ma utilizzando gli strumenti che lo Stato dà, intanto per abbassarle. E poi per spalmarle, scusate, in sempre più tempo possibile, in modo che la ripresa, che sarà graduale, 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 possa soddisfare la possibilità che possa essere, ecco, portata avanti dagli operatori economici, dagli agricoltori e da tutto. Benissimo. Vuole aggiungere qualcos'altro? Mi sembra che ha un po' esplicato No, tutto quello che c'era. penso che non voglio annoiare nessuno, sono stato fin troppo lungo. Osservo pedissequamente le regole che sia il sindaco, il presidente della regione, che il presidente del consiglio dei ministri mi danno e come genitore ho l'obbligo di fare così e come cittadino anche. Ritengo che Nicosia stia rispondendo nel migliore dei modi possibili. Prego tutti i giorni per coloro i quali nei nostri ecco, comuni vicini, da Troina con il sindaco in testa, Cerane, con il sindaco, il direttore sanitario dell'Oasi, eccetera, che stanno male, prego affinché questo morbo possa finire nel più breve tempo possibile. Ecco, perché non è incontrollabile, però sta creando una serie di danni irreversibili. Una cosa ha fatto, una cosa, ha ridimensionato in ognuno di noi il nostro modo di vedere il futuro. E il futuro va necessariamente visto con quello che è la dirigenza del buon padre di famiglia, che teme per la salute, per il futuro e per il mantenimento dei propri figli in una società che prima era debole e adesso lo è estremamente di più. La ringrazio, una buona serata e buona Grazie a lei, continuazione. buonasera a tutti. Grazie, grazie.